si è conclusa la Coppa del Mondo di Majoret che si è svolta al Palaterme di Montecatini. Un grande successo di partecipazione con circa 800 atlete provenienti da 10 nazioni. La competizione ha registrato molto interesse anche in televisione, grazie alla diretta su TVL. Montecatini ormai per noi è diventata casa nostra, perché già altre volte abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con queste strutture dove abbiamo trovato sempre la massima apertura, con ogni amministrazione, devo dire. Quindi ringrazio gli amministratori, il sindaco, gli assessori che nel tempo si sono succeduti. To be here in Montecatini, we think that this country and this city. Sono onorati di essere qua in Italia, nella città di Montecatini, soprattutto perché le atlete ucraine hanno necessità di viaggiare, di competere con le altre, e è davvero un grandissimo piacere essere qua per la World Cup in Toscana e venire in contatto con differenti culture che arricchiscono la loro nazione e la loro partecipazione al nostro evento, seppur della federazione World Cup internazionale delle Majoret. Дуже раді вітати вас. Lo sport è simbolo di pace, è simbolo di pace perché va ad unire le atlete ucraine al resto dell'Europa e quindi si generano energie positive che insieme vanno a creare quella che è la World Cup. La Majoret proprio nel sistema bandistico italiano è una tradizione italiana, ma il mondo Majoret proprio come espressione, come sfilata, come modalità di portamento appartiene ai paesi dell'est. Quello che ci ha fatto immensamente piacere è vedere che dall'Ucraina sono arrivate queste oltre 100 ragazze di una scuola, e questo ci ha fatto molto piacere perché vuol dire che con la musica, con la socialità, con l'associazionismo si riesce comunque a vincere le barriere di questi momenti particolari che sono tragici, direi, però noi con questa situazione siamo riusciti ad accogliere anche queste ragazzine e ci ha fatto immensamente piacere. Togliere le barriere, musica, arte, spettacolo e via le guerre.